Salve a tutti, benvenuti da Anna Maria. In questo nostro spazio continuiamo a parlare di arte, l'arte del XIX secolo, il lungo Ottocento, lo abbiamo definito questo nostro corso, e oggi ci catapultiamo in quella che fu una grande stagione artistica, la stagione dell'impressionismo, questa corrente artistica che in Francia rivoluziona veramente grazie a un artista celeberrimo che è Claude Monet, 1840-1926. Questa è una delle sue opere più celebri, Impression Soleil Levant, che è l'opera che dà effettivamente il titolo alla corrente stessa di impressionismo e verrà definito così grazie anche alle parole del nostro artista, il quale abbia a dichiarare che il paesaggio non è altro che un'impressione ed istantanea. Per questo ci si diede quell'etichetta, causa mia. Avevo mandato una mia cosa fatta al Havre dalla mia finestra, col sole in mezzo alla nebbia e qualche albero di nave che si innalzava sullo sfondo. Mi avevano chiesto un titolo per il catalogo, non poteva certo essere preso per una veduta di The Havre, e quindi ho detto: metta impressione. Le parole di Monet nel descrivere il titolo della sua celeberrima opera. In quell'opera, Impression Soleil Levant, definita da Monet proprio con queste parole, dà il titolo a una corrente artistica davvero rivoluzionaria. Se Monet è il personaggio più influente, quello che darà anche il titolo alla corrente stessa, gli altri artisti non sono certo da meno. Possiamo considerare artisti impressionisti Manet, anche se lui, come vedremo da qualche attimo, non si definirà mai un impressionista, Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Sisley e Morisot. È appunto l'impressionismo una corrente pittorica che dura poco più di un decennio, una pietra miliare nell'arte contemporanea, ovviamente osteggiata, odiatissima anzi, dagli accademici che non compresero la nuova cifra stilistica di questa tappa fondamentale delle arti visive. Gli artisti semplicemente utilizzano un nuovo modo, un nuovo approccio per rendere il dato di natura. Certo, per rappresentare la realtà in un momento in cui era stata inventata la fotografia, probabilmente non si poteva fare altrimenti. Dunque, gli artisti devono utilizzare un nuovo modo, un nuovo registro per rappresentare il dato di natura, per rappresentare la realtà. Utilizzeranno ad esempio la pittura en plein air, quindi la pittura dal vivo, colori sfilacciati, atmosfera rarefatta. È importantissima è la luce, e per Monet la luce è l'elemento principale, e tanto che, come tutti gli artisti impressionisti, egli cercherà l'impressione della realtà che lo circonda, mediata dalla luce, la luce delle diverse stagioni, ma anche la luce delle diverse ore del giorno, perché la luce dell'alba è diversa dalla luce crepuscolare. Dunque, anche in Monet ritroveremo ad esempio, perché voi sapete bene, i miei sono solo suggerimenti, quindi sto qui a stuzzicare, mi auguro, la vostra curiosità, magari poi voi vorrete approfondire con più tempo, l'argomento, in questo caso Monet, cioè la serie ad esempio delle cattedrali, delle ninfee, quelli, lo stesso soggetto viene ripreso in diverse stagioni e con diversi orari, quindi all'alba o al pomeriggio o al tramonto, quindi sono ovviamente impressioni diverse. Edouard Manet, 1832-1883. Anche Manet deve combattere, lottare contro i pregiudizi familiari che lo vorrebbero instradato verso altre carriere e altre più promettenti carriere secondo l'autorità paterna. Quindi dovrà lottare parecchio, e prima di essere accolto all'interno dello studio del pittore ritrattista Couture, che è un noto esponente della scuola classicista. Proprio alla scuola classicista il nostro si forma, e sappiamo per certo che questa sua formazione è fondamentale.
nell'arte che riuscirà a produrre. Ma sappiamo anche che i temi classicisti o comunque i soggetti che il maestro gli proponeva non erano assolutamente graditi. Nel 1863 realizza per il Salon des Refusés, che era uno spazio che Napoleone III aveva messo a disposizione di tutti coloro i quali, gli artisti che erano visitati dal Salon ufficiale, ecco qua, un'opera davvero celebre, Déjeuner sur l'herbe, la colazione sull'erba. Dire che quest'opera scompagina completamente gli schemi è effettivamente così, perché se in una trama molto classicista, pensate che proprio parlando di quest'opera, il nostro dirà con orgoglio di essersi senz'altro ispirato ai grandi maestri del passato, Tiziano, Giorgione. In effetti il classicismo c'è, cioè l'impostazione, vedete, è questo meraviglioso sfondo naturalistico e paesistico, i personaggi, i due uomini che si contrappongono, hanno delle movenze molto classiche, aggraziate, quindi c'è questa grazia ideale e soffusa, ma così come il personaggio femminile con un volto davvero soffuso di grazia, eppure completamente, il linguaggio viene completamente ad essere stravolto. Dunque, è chiaro che non può essere accettato un'opera del genere, che viene addirittura presa a dileggio, quindi è un'opera che viene besseggiata, schernita, dileggiata tantissimo. Eppure il nostro, ripeto, si orgogliosamente affermerà di rifarsi proprio a due opere del Louvre, quindi a due maestri del passato. Il nostro rivendica proprio questa appartenenza, queste radici quasi. Il concerto campestre di Tiziano suggerisce il soggetto, e mentre la disposizione del gruppo centrale trae ispirazione da un'incisione ispirata a un'opera di Raffaello, ovvero il Giudizio di Davide. Quindi sono, tra Tiziano e Raffaello, sono due maestri davvero molto molto rappresentativi. Eppure la presenza di una donna nuda in mezzo a uomini vestiti in quest'opera non è giustificabile da alcun pretesto mitologico. Infatti questa scena irreale è agli occhi di Manet anche abbastanza divertente. È chiaro che Manet scandalizza decisamente, è ovvio che anche questo è voluto, lo scandalo è voluto. Viene criticato anche per, secondo la critica, la sua mania di vedere tramite macchie. Ma non rispetta nessuna convenzione. E così come sarà poco rispettoso delle convenzioni anche in quest'altra famosissima, celebre, osteggiatissima opera che è Olimpia. In questo caso il personaggio che rappresenta questa figura femminile mollemente adagiata su un giaciglio impreziosito, vedete, da una coltre il cui lucore è davvero straordinario, questa coltre, questo scialle ricchissimo con questa frangia e questi ricami molto molto ricchi, e lo sfondo anche questo sa di sfarzo, di opulenza, le cortine ma anche tanti altri elementi sono ricorrenti nel mondo della prostituzione del XIX secolo. La grande orchidea, che è un fiore sensuale, tropicale, dal profumo lascivo, è molto molto conturbante, così come il nastrino nero legato al collo rappresentava il mondo della prostituzione del XIX secolo. Pochi elementi, tra cui guardate queste babbucce così leziose, e il bracciale decisamente che non passa in osservazione.
ovviamente stava a tendere anche il tema appunto della prostituzione, questo, gli elementi che sembrano decisamente suggerire il legame di questa donna con il mondo della prostituzione, ovviamente creerà grande scandalo, poi probabilmente anche voluto dall'artista. Il 1874 è una data importante perché il nostro trascorre un'intera estate alla Argenteuil con Claude Monet a dipingere en plein air, quindi utilizzando questo registro totalmente innovativo della pittura en plein air, che comincerà a illuminare, quindi proprio a partire da questa. Da questa tappa fondamentale anche le opere del nostro cominceranno gradualmente a cambiare anche la tavolozza cromatica, quindi si schiariranno e cominceranno anche ad venire fuori delle avvisaglie, per cui il nostro è definito pittore impressionista, ripetiamo, lui non si autodefinirà mai appartenente al mondo dell'impressionismo. La produzione di Monet è veramente notevolissima, sono oltre 420 opere, poi tantissimi pastelli, tanti acquerelli. Un artista che davvero, secondo me, merita di essere conosciuto, molto molto apprezzato. Mi auguro che questi momenti insieme abbiano contribuito a creare in voi appunto quantomeno la curiosità.